Vediamo cosa diventa il criterio della radice in versione di Minfilm Sup. Che cosa diceva il buon vecchio criterio della radice? Sia A con n è maggiore o uguale di 0 definitivamente. Poi cosa dicevamo? Supponiamo che esista il limite della radice ennesima di A con n. Noi non vogliamo supporre niente. Allora, cosa diciamo? Se il liminf di radice ennesima di A con n è maggiore di 1, allora A con n tende a più infinito. Quindi in particolare se il limite è maggiore di 1, ancora meno. Se il lim sup di radice ennesima di A con n è minore di 1, allora A con n tende a 0. Anzi, visto che stiamo facendo un ripasso, facciamolo per bene. A con n tende a più infinito e la serie di A con n diverge. Perché l'avevamo visto sia per le successioni sia per le serie. Quindi adesso mettiamoli insieme. Se l'im sup è minore di 1, allora A con n tende a 0 e la serie di A con n converge. Questa è inversione l'im-inf e l'im-sup, il criterio della radice. Facciamo la dimostrazione? È un ripasso della dimostrazione vecchia, non c'è davvero niente di nuovo. Facciamo il caso 1, quindi supponiamo il lim inf della radice ennesima di A con n uguale a un certo L maggiore di 1. Qual era il discorso? Il discorso era che qui c'era 1, qui c'era L e qui in mezzo c'era 1 più L mezzi. Giusto? Allora definitivamente cosa succede? L'im sup definitivamente è dalla parte giusta, definitivamente è maggiore di 1 più L mezzi. Allora per la caratterizzazione prendo questo come epsilon, questo lo chiamo epsilon, allora per la caratterizzazione radice ennesima di A con n maggiore o uguale di 1 più L mezzi definitivamente. Quindi elevo alla n A con n maggiore o uguale di 1 più L mezzi alla n, da cui tutte le tesi. Vado un po' più veloce perché adesso siamo grandi. Come si conclude con il confronto standard, no? Questo qui tende a più infinito, quello lì tende a più infinito. Se è minore di 1, stessa cosa, supponiamo e basta l'im sup, la cosa da accorgersi è che basta l'im sup della radice ennesima di A con n sia uguale a L minore di 1, allora qui c'è 1, qui c'è L, qui c'è 1 più L mezzi, adesso l'epsilon lo uso da questa parte qui, questo è l'epsilon, e fortunatamente l'im sup mi dice che definitivamente sto sotto L più epsilon, allora definitivamente radice ennesima di A con n è minore o uguale di 1 più L mezzi, definitivamente. Quindi, elevo la n, 0 minore o uguale di A con n, minore o uguale di 1 più L mezzi, alla n, ma questo è più piccolo di 1, da qui la tesi, dai. Cioè, cosa vi ho fatto osservare? Vi ho fatto osservare che nella dimostrazione, che avevamo già fatto a suo tempo, si usava soltanto una parte della disuguaglianza, che è quella che viene bene in un caso con l'im-inf, in un caso con l'im-sup. Da qui la tesi è sia per la successione, sia per la serie. Mi raccomando, lo dico così per scrupolo, non fare mai l'errore di dire A con n tende a 0 quindi la serie converge, qua arriva una stupidaggine. Non basta che A con n tende a 0 per dire che la serie converge, mentre basta dire che A con n tende a più infinito perché la serie diverge. E va bene. Questo era il primo. Il secondo
anche questo è davvero un ripassino veloce, criterio del rapporto. Cosa diventa il criterio del rapporto in versione Liminfinim Sup? Quindi supponiamo A con n maggiore di 0 definitivamente. Cosa diventerà la tesi? Se il Liminf di a n più 1 diviso a con n è maggiore di 1, allora a con n tende a più infinito e la serie diverge. Se il Limsup è minore di 1, se il Limsup di a n più 1 diviso a con n è minore di 1, allora a con n tende a 0 e la serie converge. Anche qui dimostro soltanto una delle due, perché è davvero uguale alla prima. Dimostro la seconda, che è un pelino più delicata, e perché poi la sfrutto tra un attimo. Allora, diciamo, facciamo solo la seconda. La prima è un esercizio veramente uguale. In realtà sono dimostrazioni che abbiamo già fatto, stiamo ripassando, un po' nell'ottica della seconda passata. Stiamo ripassando però da un altro punto di vista. Qui c'è 1, qui c'è L, qui c'è il solito L più 1 mezzi, qui c'è il gap di Epsilon, non è che l'ho disegnato male anche prima, questo è Epsilon, prima dove l'ho disegnato? No, l'ho disegnato giusto. Allora l'Imsup è più piccolo di... L'imsup è L, prendo questo epsilon, allora definitivamente cioè per ogni n maggiore o uguale di un n0 dato, cosa succede? Succede che a n più 1 diviso a con n, questo è minore o uguale di L più 1 mezzo. A questo punto come si andava avanti? Quindi questo qui per ogni n maggiore o uguale di n0. Come si andava avanti? Da questo qui per induzione, questo è come dire che, cioè, diciamo, a n più 1 è minore o uguale di l più 1 mezzi, a con n. Perché ho potuto moltiplicare? Qui uso... Non abbiate mai paura, perché dite sempre nella vostra testa, cioè ci vuole uno nella vostra testa e dice perché? Ecco, cosa ho fatto? Sì, ho moltiplicato per a con n, perché posso, perché a con n maggiore di 0. Qui uso a con n maggiore di 0. Succede questo, ed è qui cosa mi ricorda? Quella storia per le successioni per ricorrenza, no? Se ogni passaggio viene moltiplicato per un certo fattore, iterando tot volte mi ritrovo il fattore alla n, da cui per induzione, vedete che alla fine è tutto imparentato. Per induzione, me la sapete dire? Cosa diventa? A n minore o uguale di? Qui c'è a n 0 e qui che esponente c'è? N meno n 0. No? Cioè quando n è uguale a n 0 è una banalità, perché questo viene 1. Quando n uguale a n0 più 1 è quella che ho scritto sopra, e poi ogni volta guadagno uno di questi fattori, no? Per ogni n maggiore o uguale di n0. È chiaro a tutti questo? E da qui si chiude. L'altra parte è anche maggiore di 0, e da qui si chiude con i carabinieri. Perché L più 1, insomma, questo numero qui è minore di 1, quindi quando lo elevo alla n tende a 0, eccetera, eccetera. Quello più interessante è il rapporto radice. Cosa dice il criterio rapporto radice? Quindi supponiamo che con n è maggiore stretta di 0 definitivamente. Questo è un po' più bello.
supponiamo che A con n è maggiore stretto di 0 definitivamente. Enunciato antico cosa diceva? Supponiamo che la radice ennesima abbia un certo limite L. No, supponiamo che il rapporto abbia un certo limite L. Allora la radice ennesima ha lo stesso limite. Io adesso non voglio più supporre niente. Allora cosa succederà? Vediamo se avete acquisito il nuovo feeling di Minflim Sup. Io non suppongo niente. Ci avrò due laterali che sono gli Minflim Sup della radice e i due centrali che sono gli Minflim Sup del rapporto, laterali e radice interni. Quindi è un'altra cosa a 4, finisce sempre con una cosa a 4. Questa è gli Minf di n più 1 diviso con n, minore o uguale dell'iminf di radice ennesima di a con n, minore o uguale di l'imsup di radice ennesima di a con n, minore o uguale dell'imsup del rapporto. Questo è l'enunciato più generale nel quale non si sta supponendo niente. Che questo implica quello classico? Perché se il rapporto al limite i due laterali coincidono, perché stanno laterali, quindi i due laterali coincidono, ma loro coincidono i due centrali, sono uguali. Diciamo, questo implica l'enunciato antico, diciamo. L'enunciato antico nel caso in cui a n più 1 diviso a con n tende a L, a limite. Perché i due laterali, vi ripeto, coincidono, ma loro coincidono i due centrali, ma se l'imif è uguale all'imsup, allora c'è il limite, eccetera, eccetera. Quello di cui voglio convincervi è che l'enunciato nuovo, se non che è più bello, ha tante cose, non è più difficile da dimostrare. La dimostrazione è addirittura più facile. E in un certo senso è la stessa. Allora, che cosa c'è di ovvio in tutto ciò? La centrale è sempre ovvia, no? Questa è quella ovvia. Quindi basta dimostrare le due laterali. Facciamo quella con l'imsup, tanto l'altra è uguale. Se guardate bene, questa qui era una dimostrazione delicata. All'inizio dell'anno questa era una dimostrazione delicata, si faceva con un procedimento a due step, se andate a vedere l'ho segnata come una delle più delicate. Adesso magari poi ritorniamo, adesso la facciamo modernamente. Ve la faccio modernamente, poi torniamo un attimo indietro e guardiamo come bisogna farla anticamente, come ve l'ho già fatta e come sicuramente l'avete studiata e ripassata ultimamente. Allora, diciamo, dimostriamo quella di sinistra, dimostriamo la disuguaglianza di sinistra. Dimostriamo la disuguaglianza, no, di destra, scusate, quella con l'imsup. Dimostriamo la disuguaglianza di destra. Perché dimostro quella di destra? Perché quella di sinistra è completamente uguale. Ci sente che è ovvia se l'imsup del rapporto è più infinito? È ovvia. Allora, se l'imsup di an più 1 diviso a con n è uguale a più infinito, c'è poco da dimostrare. È ovvia. Meno infinito non lo può essere perché è tutta roba reale, quindi sarà reale. Quindi resta il caso, quindi non essendoci meno infinito, non essendo possibile meno infinito, non essendo possibile meno infinito perché è tutta roba positiva, resta solo il caso in cui il limsup di an più 1 diviso a con n è un limite, è un certo numero L reale. Allora cosa facciamo? Fisso epsilon maggiore di 0. Fisso epsilon maggiore di 0. L'angosciosa domanda è sempre: mi sposto a destra o mi sposto a sinistra? Cioè faccio L più epsilon o faccio L meno epsilon? Il limsup c'ha il definitivamente, ce l'ha con l'L più epsilon.
Quindi, se voglio avere informazioni, è meglio che io pigli L più epsilon. Allora, per la caratterizzazione, lascio uno spazietto, la caratterizzazione cosa mi dice? Mi dice che a n più 1 diviso a con n è minore o uguale di L più epsilon quando? Definitivamente, no? Per ogni n maggiore o uguale di un certo n0. Allora per la caratterizzazione esiste n0 in n tale che 0 in n tale che. Da qui per induzione come sempre, ottengo a n minore o uguale di L più epsilon alla n meno n0 per a n0. È il solito discorso, no? A n più 1 è minore o uguale di L più epsilon a n. Ogni passaggio guadagna un n più epsilon a partire da n0. Quindi viene fuori questa formula. Facendo la radice, faccio la radice ennesima e ottengo a n, radice ennesima di a con n, minore o uguale, radice ennesima di tutta questa roba che cos'è? È L più epsilon alla n meno n0 per a n0 sotto radice ennesima. Adesso a me questo qui piaceva scriverlo in questa maniera qui. Si può anche, non è obbligatorio, però a me piace scriverlo così, per radice ennesima di a n0 diviso L più epsilon alla n0. Ci sente che è la stessa cosa? No, questo qui l'ho scritto. Adesso cosa faccio? Adesso, fregandomi di tutto, faccio l'imsup a destra e a sinistra. No, per il confronto a 2, faccio l'imsup a destra e a sinistra. Per il confronto a 2, faccio l'imsup a destra e a sinistra. E ottengo l'imsup per n che tende a più infinito di radice ennesima di a con n minore o uguale. Cosa succede se faccio l'imsup qua? Questo qui è radice ennesima di un numero, giusto? Radice ennesima di un numero tende a 1, questo l'abbiamo dimostrato prima e va dimostrato prima, è minore o uguale di L più epsilon. Qui ho usato, lo commentiamo, ho usato che radice ennesima di un numero A, questo tende a 1 per ogni numero A, per ogni costante, mi raccomando, non ci deve essere n sotto, per ogni costante A, cosa che va dimostrata prima, ripasso come si dimostra questo. Sicuramente non ve lo ricordate. Sì, che corretto. Con Bernoulli, questo si dimostra con Bernoulli. Si dimostrava tutto con Bernoulli all'inizio. Era l'unica cosa che avevamo fatto. Questa si dimostra prima con Bernoulli. E allora abbiamo questo, poiché epsilon è arbitrario, abbiamo dimostrato che l'imsup della radice ennesima è minore o uguale di L. Poiché epsilon è arbitrario, cioè una qualunque cosa piccola piacere, abbiamo ottenuto che radice ennesima di a con n, che l'imsup di radice ennesima di a con n è minore o uguale di L, cioè la tesi. Questa è la dimostrazione di una parte, ma è la parte rilevante del criterio del rapporto radice fatta usando l'imsup. Adesso facciamo un piccolo passo indietro. Se non avevamo l'imsup, cosa potevamo dire? I giorni in cui non avevamo l'imsup, com'era la dimostrazione antica? La dimostrazione antica arrivava fino qui.
dimostrazione antica arrivava fino alla disuguaglianza, arrivava, ma poi adesso non potevo dire facciamo il limite a destra a sinistra, perché non sapevo che esisteva, cioè anzi sapevo che esisteva il limite a destra, ma non sapevo che esisteva il limite a sinistra. E quindi come se ne usciva? Se andate a rivederlo, l'uscita classica è complicata. Facciamolo come osservazione. Se non posso usare l'IMSUP, quando arrivo a radice ennesima di e con n minore uguale di L più Epsilon per radice ennesima di costante, adesso non me ne frega più niente chi è la costante, quando si arriva qua, non posso fare il limite a destra a sinistra, no? Non posso fare il limite come ne uscivamo allora? Ne uscivamo in questa maniera qui un po' perversa. Dicevamo, intanto, facciamola così, questa radice ennesima di costante tende a 1, giusto? Quindi, il right hand side, definitivamente, è più piccolo di L più 2 epsilon. Bisognava conquistarsi quella piccola vantaggio. Diciamo, l'uscita classica era questa. Un modo è dire che il right hand side tende a L più epsilon, quindi definitivamente right hand side è minore o uguale di L più 2 epsilon, quindi definitivamente anche il left hand side è minore di L più 2 epsilon. Poi si faceva il discorso analogo con maggiore o uguale, si faceva il discorso analogo con il maggiore o uguale, cioè questo qui diventava maggiore o uguale di L meno epsilon perché coincidevano e si chiude. Però capite che serve questo ragionamento in due fasi, infatti l'avevo chiamata una dimostrazione a due fasi, perché c'era un primo posto in cui si arrivava qui, poi da qui uno vorrebbe dire faccio limite, no, non puoi. Allora cosa devi fare? Devi fare sto discorso, tende a L più epsilon, ma allora definitivamente sta sotto L più 2 epsilon. Stessa cosa dall'altra parte con l'L meno epsilon, fine. Però con l'inifio di mi sopra è una pacchia, perché si evita di dover passare di lì. Cioè si può sempre passare al limite senza doversi porre il problema settante che i limiti devono esistere. Questo lo dico perché anche quando un po' più avanti, che ne so, dimostreremo l'Hopital, capite che anche l'Hopital sarà una cosa 4. I laterali chi saranno nell'Hopital? I due laterali saranno i limiti del rapporto delle derivate, i due centrali saranno i limiti del rapporto delle funzioni. E se i due laterali coincidono i due centrali. E con gli infinity sub viene bene, se no bisogna fare un ragionamento a due step per aggiustare la cosa. L'aggiustamento è lo stesso. Tutto bene? No. Perché c'è una cosa che va molto meglio con i limiti rispetto alle minfe di sup, e sono i teoremi algebrici. Il limsup della somma, col cavolo che è la somma dei limsup. Quindi il grosso Achtung sono i teoremi algebrici. E l'unica cosa da sapere, no, non l'unica cosa, la prima cosa da sapere sui teoremi algebrici è che non valgono come uno vorrebbe. Quindi il limsup di AN più BN non è il limsup di A con N più il limsup di B con N, e idem con l'imif. Cioè non è vero che
scordatevi il prodotto, scordatevi la divisione, scordatevi tutto. L'unica cosa che si salva è un epsilon per il lim sup, per la somma che si salva qualcosa. Mi convincete che il lim sup della somma è diverso dalla somma di lim sup? Sapete farmi un esempio? Esempio? A con n cosa prendiamo? 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Bn cosa prendiamo? 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Qual è l'imsup di A con n? 1. L'imsup di B con n è 1. L'imsup della somma vale sempre 1. Capite cosa può succedere? No, può succedere che sono sfasati. Uno è grande quando l'altro è piccolo, quindi la cosa salta. A con n più B con n uguale 1, 1, 1, 1, 1, 1. Vi è chiaro che questo taglia la testa al toro, non sto a scrivere chi sono l'imf e l'imsup, è chiaro. Però dai, si salva una cosa. Si salva una disuguaglianza. Esatto, sarà una cosa 4, tanto per cambiare. Quindi teorema per la somma. Teorema per la somma, cosa dirà il teorema per la somma? Teorema per la somma, supponiamo, no, siano A con N e B con N due successioni. E B con N due successioni. Allora, cosa scrivo? L'imf, spero che ci stia tutto, l'imf di A con N più l'imf di B con N, minore o uguale di l'imf di A con, non ci sta tutto, più B con N, minore o uguale dell'imsup di A con N più B con N, minore uguale dell'imsup di A con N più l'imsup di B con N. Tanto vi ho messo un esercizio su questo che è interessante, non tutte le volte che uno ha questi enunciati a 4 gli viene da dire, ma ci sarà un esempio in cui sono tutte e tre minore stretto? Oppure, ancora di più, fissati quattro numeri, fissiamo quattro numeri che verificano la disuguaglianza, possiamo fare in maniera che il primo numero sia questo, il secondo sia questo, il terzo sia questo, il quarto sia questo. Fatto con il rapporto radice è un bel esercizio, vedere che ogni quaterno è realizzabile, no? Quello è davvero bello. Vabbè, adesso facciamo un attimo questo. Quindi ci siete che è compatibile con questo esempio, no? La somma dei limsup è maggiore dell'imsup della somma. Allora, questa è ovvia, la centrale è ovvia, ovviamente. Dai, dimostratemi in un attimo quella di destra. Queste sono dimostrazioni che vengono da sole, eh? Cioè, uno cosa deve ricordare per questi enunciati? Uno ricorda questo esempio. Se uno ricorda questo esempio, capisce da che parte sta la disuguaglianza, no? La somma dei due limsup è maggiore dell'imsup della somma e il resto viene da sé, deve essere una cosa 4. Tra l'altro questo contiene la solita storia, no? Se A con N e B con N hanno limite, i due laterali sono uguali, i due centrali sono uguali. Oh, questa c'ha un tranne nei casi in cui c'è, questo non è che vale sempre, tranne nei casi in cui c'è più infinito, meno infinito in qualche modo. La forma indeterminata rimangono indeterminate. Sono le non esistenze dei limiti che hanno concluso la loro stagione con l'avvento del limite e del limsup. Quindi dimostriamo la disuguaglianza di destra, dimostro solo quella di destra. Dimostro solo quella di destra, vabbè, pongo C, N uguale A con N più B con N e chiamo
S A K, S B K, S C K, i tre sup, i tre sup della definizione. Si tratta di capire qual è la relazione. Allora, qual è la relazione tra queste tre sup? È il sup fatto sulla C è minore o uguale del sup fatto sulla A più il sup fatto sulla B. Questa per ogni K in N. Da qui la tesi. Diciamo, se questo è vero, ho finito. Da qui la tesi. Se questo è vero, ho finito. Perché questa è vera? Insomma, perché è vera? Noi cosa sappiamo? Sappiamo che A con N è minore o uguale di S a K per ogni N maggiore o uguale di K, giusto per definizione di S a K. Che cos'è S a K? È il sup degli A con N da lì in poi. B con N è minore o uguale di S B K per ogni N maggiore o uguale di K. Quindi, se li sommo, no? Quindi, C con N, che è uguale ad A con N, più B con N, è minore o uguale di S a K più S di K, per ogni N maggiore o uguale di K. Quindi questo vuol dire che è un maggiorante. E quindi il sup di C con N deve essere più piccolo di questo. Quindi, questa è un'ovvietà, però, parato di mostrare le ovvietà. Quindi, S C K, che è uguale al sup di C con N al variare di N maggiore o uguale di K è minore o uguale di S a K più S B K, perché questo maggiorante è il super minimo dei maggioranti. Questo è un maggiorante. Bisogna non aver paura a rispondere ai perché. E va bene. Quella a sinistra ovviamente è completamente uguale. Vediamo il vostro feeling. Cosa succede se prendo una successione e la moltiplico per un numero? Se moltiplico la successione per 2, cosa succede all'inf e all'insup? Vengono moltiplicati per 2. Ma se moltiplico per meno 1? Si scambiano l'inf e l'insup. Quindi, quando moltiplico per una costante, cosa succede quindi? Moltiplicazione per una costante. Moltiplicazione per una costante. Se, allora, moltiplichiamo per meno 1, l'ha capito? Moltiplichiamo per meno 1. Cosa succede? Il limsup di meno a con n è uguale a meno il liminf di a con n. Esattamente. Il liminf di meno a con n, il liminf di meno a con n è uguale a meno il limsup di a con n. Queste sono un po' le cose seccate. Teorema algebrico, c'è la disuguaglianza. Quando moltiplico per una costante, c'è questo gioco dello scambio. Se la costante è positiva va tutto bene. No, se la costante è positiva va tutto bene, si dimostra facilmente. Osservazione. In generale, se moltiplico per lambda maggiore di 0, va tutto bene.
va tutto bene vuol dire viene quello che uno gli viene in mente, il l'imsup del doppio è il doppio dell'imsup e l'imsup dell'iminfra, stessa cosa. Se moltiplico per lambda minore di 0, se moltiplico per lambda minore di 0, si inverte tutto. E se io faccio con n per b con n? Da moltiplicare per una costante è un caso particolare di fare il prodotto di due successioni, no? Quindi cosa verrà fuori? Dipende tutto dai segni, cioè può venire fuori un pasticcio, no? Quindi non provare a fare formule, non provare a tirare fuori formule creative per A con N e B con N. Per il prodotto di due successioni ha maggior ragione per il rapporto. Allora, se è tutto positivo funziona sempre, tranne nel caso in cui è tutto positivo. Tranne nel caso in cui è tutto positivo. In quel caso funziona tutto normale, nel caso in cui è tutto positivo. Ma se avete un minimo di esperienza lo vedete dov'è che c'è il casino, no? Io queste qui le posso scrivere sempre, no? Io ho le A con N e le B con N, queste le posso scrivere sempre. Quando le vado a moltiplicare, se è tutto positivo conservo, se c'è della roba negativa il problema è sempre un problema preconsistico. A minore di B, C minore di D, se moltiplico cosa succede? Dipende dai segni. Se è tutto positivo va tutto bene, se no un disastro. E in quel disastro sta il problema di mostrare la cosa, se no per il resto la dimostrazione è sempre questa. E due cose vi devo ancora dire. La prima è questa, cioè, questo qui volendo un esercizio, volendo una proposizione, volendo un teorema, chiamiamola come vogliamo, chiamiamola proposizione. E c'è un caso nel prodotto in cui le cose vanno bene, ed è quello in cui uno dei due è un limite. Quindi supponiamo, vediamolo come un esercizio questo. Supponiamo che A con N tende a un certo A infinito maggiore di 0. Quindi A con N c'ha un limite positivo. E B con N, e sia B con N un'altra successione. B con N un'altra successione. Allora, questo è un caso in cui le cose vanno bene per il prodotto. Se uno dei due è un limite ed è positivo, allora le cose vanno bene per il prodotto. Quindi cosa voglio dire? Voglio dire che l'imsup di A con N per B con N, anche questo forse ve l'ho messo come esercizio, l'imsup di A con N per B con N è uguale, davvero uguale, all'imsup di B con N moltiplicato, magari moltiplichiamolo dall'altra parte, moltiplichiamo dall'altra parte per A infinito. Quindi l'imsup del prodotto non è il prodotto dei limsup, ma lo è se uno è un limite ed è positivo. Allora, secondo voi l'idea come sarà? Boh, l'idea penso che sia sempre la stessa, cioè dimostrazione. P su epsilon maggiore di 0. Allora cosa ci abbiamo? Ci abbiamo B con N minore uguale di S BK, come l'avrei chiamato una volta, per ogni K, per ogni N maggiore uguale di K. Cosa posso dire di A con N? A con N è minore uguale di A infinito più epsilon, per ogni N maggiore uguale di un certo N0. E quindi moltiplicando, quindi se tutto è abbastanza grande, quindi se N è maggiore uguale di K ed è maggiore uguale di K0, si avrà
che A con n per b con n, A con n per b con n è minore o uguale. Questa, vi ripeto, è roba positiva definitivamente, perché A con n sta tendendo un limite positivo, quindi qui mettiamoci anche maggiore o uguale di 0. Voglio essere ultra cauto, essendo tutto maggiore o uguale di 0 posso fare la moltiplicazione con quella sopra e dovrebbe venire A con n minore di A infinito più epsilon, se non ho invertito le disuguaglianze, per S KB. Quindi questo per ogni n maggiore o uguale di n 0. In realtà da qui si deduce che l'imsup di A con n e B con n, l'imsup di, beh, insomma, si deduce che SC, fatemi fare tutti i passaggi, SCK, SCK, che è il sup di questi, che è il sup di A con n e B con n, questo qui è minore o uguale di A infinito più epsilon, questo era un K, per SKB. Questo era un K. E passando al limite, ottengo che l'imsup per K che tende a più infinito, l'imsup per N che tende a più infinito, di A con N e B con N è minore o uguale di A infinito più epsilon per il limsup di B con N. Poiché epsilon è arbitrario, ho una disuguaglianza. Come faccio per ottenere l'altra? No, ci siete che ho solo una disuguaglianza, perché ho dimostrato che questo è minore o uguale dell'imsup di B con N per A infinito. Per avere l'altra, cosa devo fare? Uso la successione. Per avere l'altra, questa qui è sostanzialmente disuguaglianza dall'alto. Per avere la stima dal basso, uso la sottosuccessione che tende, cioè la B IN che tende all'insup di B con I. E allora è ovvio che A IN per B IN, e questo tende esattamente dove voglio tendere, perché questo qui so che qua è infinito, perché c'è il limite per l'insup di B con E. Vabbè, questo era per fare un esercizio che si fa con la disuguaglianza dall'alto e la stima dal basso, ma volevo conquistarmi 5 minuti per concludere con un po' di delirio. E vi faccio questo esempio qua. Successioni per ricorrenza. Ci abbiamo xn più 1 uguale un mostro per xn più un altro mostro. Questo, ci sono esercizi di questo tipo, no? N più 1 uguale una roba piena di n per xn più un'altra roba piena di n. Sappiamo che A con n tende a un terzo e B con n tende a 5. Cosa vorremmo dedurre? Cosa vorremmo fare? E uno lo dice, xn più 1 più A con n uguale A con n x con n più B con n. Uno dice questo tende a L, questo tende a un terzo, questo tende a L, questo tende a 5.
e quindi 2 terzi L è uguale a 5 e quindi L è uguale a 15 mezzi. No? Ci piacerebbe tanto, perché non possiamo farlo? Cioè, perché non possevamo farlo fino a poco tempo fa? Intanto L potrebbe essere più infinito, ma c'è un problema ben peggiore, anche mettiamo di aver escluso, perché non si poteva? Perché anche avendo escluso, perché anche avendo dimostrato che x con n è limitata, cosa non difficile, non è difficile dimostrare che x con n è limitata, questo l'abbiamo fatto, un esercizio di questo tipo, vi ricordate, qui c'era un n alla 10 diviso 2 alla n, ma definitivamente stava sotto un mezzo, e quindi c'era la stima con l'm più 14, c'era un esercizio di questo tipo, e riuscite facilmente a riadattarlo sapendo che questo tende a un terzo, definitivamente sta sotto un mezzo, quindi ogni volta più dimezziamo, che è limitata è facile. Quindi anche dimostrando che x con n è limitata, non sapremmo che esiste il limite. Perché anche, se, anche avendo dimostrato che x con n è, non sapremmo che esiste il limite. E la cosa ci secca alquanto. Ma noi non vogliamo mai più dire, supponiamo che esista il limite, con il lim sup lo possiamo fare. Ma ora possiamo dire, possiamo chiamare L il lim sup e dire che, ditemi bene cosa dico se chiamo L grande lim sup. L minore uguale, a priori minore uguale, perché cosa ho usato? Ho usato che l'im sup di questo, che ovviamente è lo stesso, è l'im sup di una somma, il lim sup di una somma è minore uguale della somma di lim sup, minore uguale della somma di lim sup, il lim sup di b con n è 5, e questo va benissimo. Qui c'è il prodotto, uno c'è il limite, l'altro c'è, uno c'è il limite positivo, l'altro c'è il lim sup, quindi posso scrivere questa. E se faccio la stessa cosa con i limif, ottengo che, no? Da cui L è minore o uguale di 15 mezzi. E posso fare la stessa cosa con i limif. Cosa con i limif? Ottenendo la disuguaglianza dalla parte opposta, perché fortunatamente per i limif è dalla parte opposta. C'era davvero il minore uguale qui? Chi congettura un teorema, un lemmettino che aiuterebbe a mettere l'uguale qua? Quando c'ho l'im sup della somma, se uno dei due è limite, allora vale uguale. Osservazione finale, osservazione esercizio. Conquisto una pagina se non lo scrivo male. Nell'im sup della somma, nell'im sup di AN più BN, dai, si capisce, vale il segno di uguale, il segno di uguale, se uno dei due è il limite, dei due è un limite. Ci siamo? Conclusione, le minf e le minsup ci semplificano parecchio la vita, a patto di averli capiti bene, a patto di sopportare che sono brutti i teoremi algebrici, però tutto il resto viene meglio. Questo era per le successioni, domani vediamo per le funzioni. Quindi l'imif e l'imsup per le funzioni sono sostanzialmente la stessa cosa, però bisogna prenderci la mano anche lì. Va bene, piccola osservazione, provate a fare questo senza usare l'imif e l'imsup, cioè, si finisce, però
c'è da sporcarsi parecchio le mani.